Taglio del nastro per il nuovo liceo Marconi a Pescara con l'apertura della terza palazzina sono stati evitati turni pomeridiani per alcuni studenti e tutti insieme possono usufruire di una delle scuole più frequentate della provincia con ragazzi provenienti da diversi centri. La soddisfazione del presidente della provincia di Pescara, Ottavio De Martinis. Con la consegna della terza palazzina oggi il liceo, appunto questa importante realtà del nostro territorio, ha una sede propria composta di tre palazzine che sono state ultimate e insomma consegnate ai tanti studenti che già dall'inizio dell'anno scolastico ne stanno fruendo. È un intervento che è costato 10 milioni di euro, di cui una parte ottenuta grazie a uno stanziamento di 3 milioni di euro che noi abbiamo inteso per il tramite di un contenzioso che c'era con l'Edison appunto indirizzare al Marconi per chiudere un cerchio importante. Ulteriori risorse sono state destinate, aggiunge De Martinis, per la palestra che nel giro di un anno sarà pronta. Il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri. Vorrei solo sottolineare che le polemiche istantie che abbiamo registrato negli ultimi due anni appaiono oggi tanto distanti quanto ridicole. Questa scuola è stata completamente demoricostruita, dando un istituto assolutamente all'avanguardia, sicuro, efficiente, moderno, ambientalmente sostenibile e senza aver causato un solo giorno di disagio agli studenti. E c'è l'emozione della preside Giovanna Ferrante. Siamo arrivati alla conclusione di un percorso iniziato 4 anni fa e conclusosi con grande celerità grazie alla stupenda sinergia che c'è stata da sempre dal mio arrivo qui a Pescara con l'ente provincia. Quindi la mia gratitudine innanzitutto al presidente De Martinis, all'ingegner Scorrano, a tutto l'ufficio tecnico della provincia di Pescara, alla ditta che ha veramente operato in tempi strettissimi tutto ciò che doveva realizzare e abbiamo qui un complesso veramente all'avanguardia, moderno, innovativo, accogliente e pronto per formare queste future generazioni.